Seconda sezione dell'andante dalla sonata in Do maggiore 545 di Mozart. In questa seconda sezione, così come nella prima sezione, ci sono 16 battute. E una cosa positiva è che di queste 16 battute, la seconda metà, cioè le seconde 8 battute, sono esattamente uguali alla seconda metà della prima sezione. Quindi in realtà abbiamo da affrontare e da imparare soltanto 8 battute, perché le 8 successive le abbiamo già imparate suonando la prima sezione. Iniziamo dalla mano destra. Come sempre, cercare una diteggiatura comoda ci permette di imparare molto più facilmente e di eseguire e di suonare con molta più facilità qualunque tipo di brano. Qua, per esempio, il fatto di suonare questo do diesis con il dito numero 2 mi permette di mantenere la mano molto tranquilla e non dover spostare il braccio all'interno per suonare con il pollice sul tasto nero. Ecco, qui un'altra cosa particolare. Dopo aver suonato queste 4 note in questo piccolo frammento di scala a scendere, La, Sol, Fa, Mi, devo suonare ancora il Mi e 2 volte il Re. La nota successiva è un La, quindi mi serve che la mia mano si sposti in maniera graduale verso sinistra per essere il più comodo possibile per suonare questo La. Quindi cosa faccio? La, Sol, Fa, Mi. Già su questo Mi io faccio un primo spostamento. Suono il primo con il numero 2 e il secondo con il 3. Anche il Re devo suonarlo 2 volte. E anche con il Re faccio la stessa cosa. Suono la prima volta usando il numero 2 e la seconda volta usando il numero 3. In questa maniera, senza nessuno sforzo, il mio pollice è già pronto per suonare il La che viene subito dopo. A questo punto, per le note successive, io ho 2 alternative. Mantenere il 3 sul Re e usare 1, 3, 5 per suonare La, Re, Fa. La piccola difficoltà è data dal dover suonare queste note con il 3 e il 4 che sono in qualche maniera un po' ingabbiati in uno spazio abbastanza ristretto. Un'alternativa sarebbe suonare queste note non con 1, 3, 5, ma con 1, 2, 4. Questo è un po' più facile, però ci fa cambiare posizione quando siamo qua. È una cosa assolutamente personale. Ognuno è libero di scegliere qual è la soluzione che gli sembra più comoda in base a come la mano si trova meglio nel usare una soluzione piuttosto che un'altra. Comunque il consiglio è di mettere sempre il pollice su questo re alla fine della frase, sia che si usi una soluzione piuttosto che l'altra. O faccio scivolare il pollice, oppure il pollice è già pronto. A partire da questo sì, entriamo nel secondo gruppo di 8 battute, quello già suonato e già imparato. Thank you.
con questa sono andato un po' più scorrevole perché era già stato affrontato nella prima parte.